Allora, volevo chiederle, segretario, se è una cosa usuale anche uno sciopero sotto al comune, era già accaduto e quali sono anche le ragioni che vi hanno indotto ad una presa di posizione così evidente, così eclatante? Noi no, normalmente siamo portati a confrontarci con le amministrazioni locali. Proprio per il ruolo che svolgiamo di portatori di interessi diffusi e generali. Nel caso specifico siamo stati costretti a una mobilitazione perché non c'è stata la disponibilità del sindaco di Foggia, ma non da adesso, ma insomma da diversi anni. Diciamo che il sindaco non ha fatto del confronto con i sindacati lo strumento migliore per la sua attività politica e amministrativa. Su quali questioni? Su tutte? Ci sono una serie di problematiche che ci portiamo dietro nella nostra città. La nostra città ha bisogno di interventi sulla qualità della vita dei suoi cittadini. Pensiamo per esempio alla condizione in cui versano i quartieri periferici, la condizione delle strade, del verde pubblico. Pensiamo alla condizione in cui versano le municipalizzate, che danno servizi ai cittadini e che quindi possono creare problemi ai lavoratori che ci lavorano all'interno e ai cittadini che usufruiscono dei servizi. Pensiamo al fatto che ad oggi non c'è ancora una raccolta differenziata. E questo ci porterà ad aumentare sicuramente i costi, sempre che ricadranno sulle spalle dei cittadini. Insomma, c'è la necessità, vista la complessità della situazione generale, di quella locale, di attivare una gestione partecipata della cosa pubblica. Il fatto che un sindaco è stato eletto e che abbia, diciamo, il consenso popolare non significa che abbia avuto una delega in bianco su ogni singola problematica. Quindi c'è la necessità di riavviare un confronto e di coinvolgere la città in maniera più diffusa rispetto alle problematiche. Interesse di entrambi, credo anche dell'amministrazione comunale.